E quindi non è necessario presentarlo. E allora, purtroppo sono 3 anni che sta settimana la cultura non ci va male, da 3 anni a sta parte. Nanno morì Mesoro, ora Nanno morì Mario, o Pace Fabio, e abbiamo ridotto le nostre. Quest'anno pensava di fare qualche cosa più all'ingrande, sabato scorso, dopo un matrimonio. Lunedì ci fu un altro matrimonio. Oggi pomeriggio, vedete che era chino in volatile, può vedere che stasera piove? Fortunatamente no, si mucca. E allora, noi facciamo da sotto la torre. Pensavamo che c'era più gente, vabbè, ufficiamo tra di noi e abbiamo fatto un torneo di briglia e di rombolo il giorno dopo, per un semplice motivo. Tutto per ricordarmi Giovannino Morabito. L'idea mia, del presidente, che forse è stato chiesto ciò faccio. Non per niente noi chiamavano i fasesi a noi. Comunque, andando proprio per stringere, un gioco di briglia, facevo un gioco di briglia domenica e un gioco di rombole lunedì. Un gioco di briglia all'unanimità, contando i monetini che ne restarono dei sacchetti, quello che vincevo fu Carmelo, per la canoa. Un figlio di Maso Cocio, un padre, un marito del Romina. Ora, il in piazza disse, non è ieri, è ieri a Reggio che mi chiamava mio figlio. Va bene, e allora, venne Pasquale a ritirare la targa, aspettate, i figli. E allora, no, noi facciamo a targa per il primo posto dove ho quei rumboli, messo una fotografia Giovannino, un nostro stemma, è un ricordino che io ci tengo a leggere. A leggere in italiano questo, Gianni. Abbiamo giocato con te tantissime volte e ci siamo divertiti. Abbiamo rappresentato con te la nostra terra in numerose occasioni. Ora abbiamo giocato per ricordare il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua calma, la tua disponibilità, la tua amicizia. Dall'alto gioca ancora insieme a noi. Ti saremo sempre grati per la tua compagnia. Questo è un pensiero. A Gianno, lo conoscevamo tutti. Poi c'è un ragioniere Fegara, e penso che una roba arriva Mastro Giovanni Dorsetti, dal 2008 al 2017 noi siamo andati 6 volte al Festival Mondiale dei Giochi di Strada a Verona. E ogni anno, come se lui se la sentisse, forse questo è l'ultimo anno che vengo. Non faccio se mi sento, mi vengo a voti. Un compito di Giovannino, sapete qual era da Verona? Mi occhi che figlioli, perché amico, persona, che aveva una pazienza come lui. Io penso, sarà l'affetto, sarà l'amicizia, sarà che ne crescimmo in lo stesso rione, pure io, se era più grande di mia, però faceva parte del casaluccio. E la sera quando tornavamo all'albergo, si lamentava in una parte e qui in un'altra, perché era uno sfiancamento totale, un ragioniere Fegara sta ridendo. E lo sapete che mi diceva, con tutti i suoi problemi, qualcuno sapeva, tanto non sapevano, e ci lamentate voi. Ed è ok a dire.
Comunque, vi devo dire un'altra cosa di Gianni. E quando gli aprì un circolo da bascio odontore, ogni sabato e ogni domenica, era perché, prima per abitudini, perché c'era Mesoro e veniva sempre, e poi per necessità le mie frequentazioni do paesi diventarono giù. All'8.53, 8.53, lì, Domenico, e stai scendendo, e tu che fai? Gianni, stai venendo pure io, e ne prendiamo sempre un caffè. Vi posso dire una cosa, sarà stato per Gianni, non per mia. Un caffè non pagavamo mai, c'era sempre qualcuno, pigliato un caffè. Non è merito mio, è merito di Gianni. E facciamo un applauso a Gianni. Andiamo subito qui. Pasquale, cioè sì. Allora, Pasquale, tuo padre, con 31 monetine dei celieri, vinci un torneo di Briglia. E sta a me a premiare, per i miei figlioli. I figlioli che parteciparono, poi se ci sono qua, c'è una medaglia a ciascuno. Va bene? Ricordato a Gianni. No a Mimmo, quello che no, a Gianni. Poi, Mastro Giovanni, non ci aspettavamo ma bene. Chi stesse da Mastro Giovanni? I figlioli che giocarono, c'è qualcuno qua? Dai, forza, vieni. Dai, forza, vieni. Una medaglia. Che non vengono, va bene, vedi si vede in giro, tu solo sei. Comunque quando vedi i tuoi compagni, vedete che Mimmo, dai le medaglie per una, e c'è la fotografia di Gianni. Io che una volta. Ok. Grazie. Ah, sì, scusate. Poi dicevo che facciamo favoritismi in famiglia. Era figliolo pure. Era figliolo pure. E allora me l'hai a dare. E allora me l'hai a dare pure la medaglia. Fabio, c'era pure tu. Scusa, c'era pure Fabio. Poi quasi c'era che venne che giocavo, che non mi ricordo. Un ragioniere fa cara. Allora, vi devo dire una cosa, un ragioniere fa cara. Un ragioniere fa cara, a parte che dici che chiamano un ragioniere perché solo io ragiona, e non è vero, un ragioniere fa cara è mancino. E quando Rosa arrombola io, non è facile, uno mi va ma piglia con la mano dritta. E quando eravamo a Verona, io la prima cosa ci diceva, sei mancino? Sei sinistro? No, e allora non la può pigliare la rombola, perché gira al contrario, e quando ti avvicini con la mano e mi fa inchianare sopra, cuvito, mi inchiana sopra la mano, la rombola fuiva. Va bene, è chiuso il capitolo giochi antichi. Allora, quest'anno è il 12° anno che esiste l'associazione Fossatese nel mondo. È il 12° anno che faccio il presidente. L'ho fatto con tanto cuore, con tanto entusiasmo, con tante, diciamo, rabbiature, allo stesso tempo pure con tante soddisfazioni. Un nostro paese, non per Mimmo per la canoa, Mimmo per la canoa era uno che ci credeva e ci crede sempre in due paesi, ha fatto in modo con le sue di farlo conoscere molto di più, con tutti questi mezzi moderni di internet, di Facebook, di WhatsApp e compagnia bella. E una soddisfazione mia, e qualcuno tempo a reto insieme a me, che io mi servivo il libro, siamo andati in una biblioteca a Reggio e siamo in compagnia, così per compagnia,
l'avvocato principale. C'è sto libro così, così, così. Sì, c'è. Ci va bene. E quanto mi fa la segretaria, la signora che lavorava da o seminario arcivescovo, o seminario pontificio da sopra a Modena? Mi disse: scusate, ma voi non siete il presidente di Fossa Tesi? E sì. Conosco Fossato e per via del sito www.fossatoionico.it, erroneamente, questo io lo rimprovero a tutti, scambiato come il sito dei Fossatesi. E il sito di Fossato, ma non dell'associazione. C'è l'associazione, c'è tutto quello che ha fatto l'associazione da Storm in 12 anni, però è un sito ed è Mimmo Pellegrino, che ha voluto fare già tanti anni fa un regalo a questa valle, non di lacrime, ma di sacrifici, a questa valle di gente per bene nella maggior parte, a questa valle che non conosce tante cose del suo paese. Bene, e allora cominciamo. Negli anni precedenti debuttammo presentando un libro di questo signore qui, il primo libro, Terrazza Tripodi, 15 agosto, un freddo gelido, che fuimmo tutti da. Poi presentammo un libro di Francesco De Cosimo, Crea, o Figlini in un guardia. Poi presentammo un ordine sparso perché non mi ricordo. Poi presentammo un libro l'anno scorso di Mimmo Salvatore, che io sfortunatamente non potevo venire perché andavo via i gemelli che mi facevano un anno, i miei nipoti. Poi presentammo un libro di Armando Tripodi, il libro di poesia di Carlo Zampaglione, e il libro di Giovanni Billari. Un frate, un zio di Gianna, un cognato di comare nata. Poi venne di Veronese qua e ci hanno fatto una sorpresa graditissima a presentare un libro stampato a Verona a cura dell'associazione Giochi Antichi, dove c'è un capitolo dedicato a Fossato Ionico. Mi chiedono, mi domandano, tanta gente curiosa, ma perché vi chiamate Fossatoti in nome? Fossatoti, se qualcuno deve voglia, ma guardo il mio sito, vedi che in ogni pagina del sito c'è la scritta Fossatoti in do mondo, tornate virtualmente alle vostre origini. All'inizio io scrivia in italiano, e parlo di 24 anni fa, quando il sito non era registrato ma era uno spazio web tipo un blog. Mi contattarono i Fossatoti del mondo e mi dissero: no, noi non siamo fossatesi, noi siamo Fossatoti. Bene. E allora, dopo tutti questi poeti, dopo tutti questi scrittori, questi romanzieri e tutte cose, mi pigliava cia mia. È una cosa, non che dall'oggi al domani, di come mente scrivo. E non è per fortuna andare a casa che si parlava sempre di cose vecchie. Non è per fortuna che a mia casa, l'ultimo 6 anni della sua vita, mio nonno fu con noi. Noi eravamo giovanotti, però stimolati, ne contavano fatti, i fatti, cioè a storia. Ma non è una storia scritta. Allora, cominciamo con la storia.
i fossatesi nel mondo, associazioni fossatesi nel mondo, spesso nel periodo che va da maggio a settembre viene invitato una volta qua, una volta là, portate negli occhi, facciamo giocare i figlioli e tutto. E mi viene a me, mi scrivo, diventai scrittore pure io, uno può tenere paccio, è l'età, e dice, dottore Spizzica, sono i capelli anche che mi fanno un paccieri. Noi siamo di una generazione di mezzo, cioè a generazioni fortunata, perché un paese, non va conto tutta la storia se non finisce da usucco, un paese, un nostro paese nel corso dei secoli ha avuto alti e bassi, ma non ha raggiunto mai, non raggiungeva mai l'alto, salvo che in poche occasioni. C'è una frase nel libro che ho scritto su Fossato, non è mia, io l'ho riportato, che Fossato è stato sempre considerato come un paese non degno di sviluppo, dalle varie rappresentanze politiche, a cominciare dall'Unione del Regno d'Italia fino ai giorni nostri, Fossato non è un paese degno di sviluppo. E ne lamentiamo. Boh, allora, cominciai, mi scrivo, io che antichi. Certamente qualcuno anziano forse si ricorda Mazzeperito, i Briglia, Ubegliaro, e vi posso dire che con pentasti occhi non furono inventati che ha fussato, eh? Sono gli occhi che la maggior parte esistono già da circa 3.000 anni, non da ieri, 3.000 anni, perché sono gli occhi che facevano i babilonesi, gli occhi che facevano gli egiziani, i greci, i romani, l'arabi, tutti quelli che passare i ca, che bene o male, non pararo, fecero i regoli, i cambiaro. Fino a quando noi eravamo figlioli, ancora nel paese si giocava. Non giocavano solo i figlioli, giocavano i randi pure. Voi sapete che fosse stata la luce rubando 57. Là quando è casa mi rubavano lo 63, 64. E a Sata? A Sata, nel centro del paese, rubando 1970. Erano isolati. Cassata, caluci, quel sviluppo economico, chi so degli nostri padri, i nostri nonni, ne mandavano da Milano, da Torino, da Svizzera, da Francia, da America, nell'Australia, noi che siamo una generazione fortunata, dopo un'occasione mi studiamo, mentre facciamo la nostra famiglia, e dignitosamente ma potevamo mantenere. Grazie ai nostri genitori, ai nostri nonni, grazie all'America, grazie a tutte cose, ma grazie in modo particolare all'impostazione e al carattere che vedessero i nostri genitori, i nostri siani, i nostri parenti in genere. E allora, questo è un libricino di circa... Io voglio leggere qualcosa. Io ho avuto la fortuna, sfortuna, di fare la quarta elementare in una classe dove erano 25 bambine e 3 maschietti. E io, abbiamo spizzicato un serro e Vincenzo Cuzzo, quello ha detto Ioccolo, da segretario. C'era un Ioco che si chiamava... Aspetta che vai all'indice, chiudo subito. Perché caso non ricapitolati, giochi maschili,
esclusivi di mascoli, giochi femminili esclusivi di femmine e giochi misti. Eppure se una volta quando eravamo figlioli incontravamo una compagnia di scuola, ne vergognavamo, ne salutavamo, non ne guardavamo manco, e c'era un momento che giocavamo insieme. E allora aspettate che voi salto con la corda. Il gioco si chiamava muoversi senza muoversi. Pagina 44. E io a scuola da segretario, andò cortili a un tentavi o coso melo o quello che no. Questi sono i pesolini, aspetta. Pagina 44, ecco qua. Giocavano i femminili. Noi, i mascoleti, guardavo, oppure noi i mascoleti attorno ci giravamo una corda, mi salta una corda i femmini. Non giocavamo insieme. E allora, il dottore Spizzica, Mimmo, un ragioniere, mia frate che era sotto, Mimmo Barbere, Carcato, si ricorda che una volta i palloni non c'era una palla di gomma bianca di circa un po' più rossa in un pomodoro, vai, non era tanto grande. Allora, queste femminette si stavano un tocco e vedevano come cominciava il gioco. Lanciavano la palla contro il muro da casa e recitavano così: palla, la palla veniva lanciata contro il muro e veniva presa al volo, battere, lanciavano la palla contro il muro e battevano le mani e riprendevano la palla a volo. Non ci poteva cadere in terra, sì, se cadiva noi dicevamo, lo gergo nostro di mascoleri dice fece feto, ma si diceva pure iva sutta, cioè perdiva la priorità lo gioco. Muoversi la palla, senza muoversi, cioè a piedi uniti lanciavano la palla contro il muro e quanto allungavano le mani le prendeva, la prendevano tutte e due le mani, poi dice con una mano lanciavano la palla, quello era il zigozzago, un violino. E allora continuava così. E posso dire che quando mi mise una notte, mi ricordo queste cose, sogno pazzo, era pazzo, ma una notte ne sia ancora più pazzo. Ero là fino a un certo punto, allora con una mano, mani in fianco, mani al petto, bacia mano, all'indietro, zigozzago, violino, un bacino, salto, no, salto il ponte, tocco terra, la ritocco, all'indietro, all'indietro. Nilla, non ti ricordi, tu sei più piccolo di noi, tu sei più piccolo di noi, ti ricorda qualche cosa a voi? Oppure quando i femminili a scuola si davano la corda, era sempre un recitare, per arancio, fragola, mandarino, banana, castagna, noce, a secondo il numero di femminili che partecipavano al gioco, ogni femminile andava un uovo e un frutto. Si davano la corda e quando sbagliavano, pigliavo turno, per arancia, fragola, mandarino, sbagliava, allora un mandarino pigliavo io e cominciava per arancia, eccetera, eccetera. E questo è un omaggio agli antichi giochi del nostro paese. E l'avvocato qui vuole dire qualcosa perché in questi lui non dico ha partecipato, però per un progetto che abbiamo fatto assieme a Demetra l'anno scorso che si chiamava Yukamo, cioè ci imparammo ad alcuni alunni, figlioli, giovanotti e gente adulta come si giocava una volta e come si facevano i occhi, come si faceva la fionda, come si faceva l'arco e la freccia,
come si faceva un carro armato, ma un carro armato non chi di chi cuscinetta sfera, che invece là un mura va basso, ma chi rucchetta. Il rucchetta, vi ricordate chi erano? Che lì è un mondo dei sarti. Fortunatamente mio sorro lo ricamavo sempre, quindi nella casa il rucchetta l'avevamo. Passellavamo le due ruote all'interno del buco del rocchetto, ci passavamo un elastico, un legnetto piccerito in una parte e un legno chiuraggio. Carregavamo l'elastico, mollavamo un rocchetto e chi lo partiva. Ora ci sono i batterie. E sono batterie che si ricaricano con la luce oggi come oggi, oramai tutto con fotocellule, con piccole. E lui ha collaborato per me perché ha fatto la stesura da presentare al progetto per la Regione Calabria dei giochi antichi fossatesi. Dunque, nello scrivere l'elaborato di questo piccolo pamphlet che parla appunto del gioco antico, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di scrivere le normative sul regolamento del gioco in un linguaggio che potesse essere fruibile al pubblico, e specie ai più giovani che si apprestano a imparare i vecchi giochi di una volta. Il gioco antico, che comunque riguarda tre aspetti del nostro vivere sociale. Uno coinvolge direttamente la scuola, perché noi abbiamo una scuola pubblica basata sul modello di Quintiliano, dove tutti stanno insieme e prendono parte alla socializzazione del gioco come metodo del vivere civile, imparano le normative, imparano a stare insieme, imparano concetti quali la lealtà, la sportività e soprattutto le regole. Il gioco, che non è da sottovalutare, è il primo elemento della legalità di un cittadino. La legalità si impara giocando. Inoltre, mentre il pamphlet vedeva la luce e nell'occasione delle varie manifestazioni pubbliche dove l'associazione si dilettava a insegnare ai bambini questi giochi di una volta, noi ci siamo accorti effettivamente di una cosa. E quello che saltava all'occhio era effettivamente come i nostri giovani, che sono cresciuti in una realtà molto 2.0, avessero difficoltà nel muoversi dentro lo spazio, avessero difficoltà nell'abilità dell'effettuare il gioco, e lì ci siamo posti il problema se effettivamente il progresso cui siamo andati incontro abbia giovato alla fisicità, allo sviluppo psicopedagogico del fanciullo che prende parte al gioco. Perché paradossalmente quello che più saltava all'occhio era che i bambini provenienti dalle zone più povere del mondo e che si ritrovavano nel nostro territorio perfettamente inseriti non avevano nessuna difficoltà a praticare il gioco. Per esempio, nel gioco di Mazza e Pirido erano fortissimi gli indiani. Bambini che avevano una capacità di gioco, di spazio, ma anche di sicurezza all'interno del gioco superiore a quella dei nostri bambini. E ci siamo posti il problema se effettivamente il gioco potesse avere la funzionalità psicopedagogica tanto da poter essere introdotto dentro le nostre scuole pubbliche dagli insegnanti di educazione fisica. Sono anni che ci battiamo per questa specie di introduzione all'interno delle scuole che gioverebbe molto ai bambini. Siamo in attesa che qualche direttore scolastico sposi questo nostro progetto sul gioco antico. Gioco antico che riguarda anche la funzionalità economica, perché coinvolge l'artigianato, coinvolge le maestranze locali nelle sue tecniche di costruzione, e addirittura quello che risaltava di più all'occhio è come il bambino potesse partecipare alla costruzione del gioco direttamente dal manufatto fino all'applicazione negli spazi pubblici. Ecco, quella era l'importanza fondamentale, culturale e soprattutto rieducativa del gioco antico. Un gioco antico che può essere partecipato e anche da soggetti disabili, perché migliora la loro abilità nel partecipare alle regole del gioco, li aiuta nell'inserimento sociale, il tutto in conformità di una scuola aperta a tutti,
di una scuola che sia il più possibile egualitaria, di una scuola che sia soprattutto rieducativa nell'ottica della legalità. Questa è la bellezza del gioco antico, che molto spesso viene bistartato con qualcosa di superato, che in realtà però ha una funzione educativa attualissima. Da anni ci battiamo per questo progetto. L'altra volta con qualcuno ne discutevo di questo problema, soprattutto con delle insegnanti, il quale mi dicevano che effettivamente nelle scuole del nord avessero praticato e messo in pratica proprio con i bambini la funzionalità del gioco antico, riuscendo ad avere risultati educativi inaspettati. Attenzione che poi il gioco antico è di una rieducazione soprattutto per i bambini che soffrono di iperattivismo. Ora, io non sono un esperto del settore, non sono né un pedagogista né uno psicologo infantile, ma il trovare l'opportunità di muoversi nello spazio, dentro delle regole di gioco ben precise, che aiutino il bambino a inserirsi contestualmente, è di una rivoluzione culturale sconvolgente. Quindi il gioco antico, dal mio punto di vista, andrebbe recuperato e messo in pratica. Questo è quello che mi sento di dire sul gioco antico. Personalmente, una nota di colore, anche triste, la devo dire, perché alcuni anni fa, quando in occasione di quel famoso 10 agosto si presentavano i libri, era con noi a discutere del gioco antico il professore Luigi Sclavari, che in questi giorni è stato colpito da un lutto tremendo, a cui va il cordoglio dell'associazione tutta e mio personale, perché con il professore Luigi Sclavari, con cui ci siamo rispettati tantissimo, è stato l'interlocutore. Alcune volte siamo entrati addirittura in polemica, ma ci siamo sempre rispettati nelle varie fasi di ricerca della storia del nostro comune, letteralmente in un rapporto che era da maestro a discepolo. E quindi io volevo unirmi a questo cordoglio, e magari se non fosse successo quello che è successo, il professore Sclavari sarebbe stato qui con noi a discutere più degnamente di me della funzionalità del gioco antico. Questo quello che mi sentivo di dire per quanto riguarda il gioco antico e del pamphlet che l'associazione ha provveduto a pubblicare. Allora, e chi stiamo primo? E chi stiamo primo? Siamo secondo. Avvocato, passami il secondo. Allora, prima avessimo che ha fossato dei scrittori, romanzieri, poeti e compagnia bella. Però noi ci provavo a scrivere una storia del nostro paese. E posso dire che è il pallino dell'indagare, cioè di trovare, di cercare qualcosa che potesse dare una nobiltà alle origini del nostro paese. Però ho scritto sul nostro paese, non sono andato a prima del 1604, cioè la prima, non lo so se c'erano altre, ma la prima carta scritta dove si parlava del nostro paese, scusate, mi parlo mischiato, tanto non capisco stesso. E nel 1604 è una bolla arcivescovile che diceva che l'arcivescovo dei tempi, l'arcivescovo Irrigio, che era uno spagnolo e di cui non ricordo il nome e l'età, che face certe scherze, come disse dottore Spizzi, e si portava in Montebello, che si trova nel comune di Fossato, 1604, per l'istituzione della cappellania di Sant'Antonio Abate, per i tempi. Ora, dava tanta gente che evade i tassi, che sono evasori, ma dei tempi erano ancora i più. Per non pagare i tassi, tanti massari, tanti possedenti, tanti, in termini moderni, latifondisti, che avevano i terri,
non mi pagavano i tassi, ci intestavano a Cresia. Ah no, a sola a Cresia. Il protettore del paese, a Madonna, parliamo di Fossato, a Madonna di Buon Consiglio, a Santa Filomena, a Madonna del Carmo, no? Istituivano nel comune di Fossato, però a Montebello, la cappellania di Sant'Antonio Abate, 1604. È una storia un po' particolare. Pensate che ai tempi il 65% dei terreni di campagne erano di proprietà da Cresia. Poco passare dall'anno si franchero, si cattaro, facevano le colonie e compagnia bella, con tutte le storie moderne che si sono succedute nel tempo. Però sogno fosse tutto, lo sapete? Dicevo Casaluccio, a Borgata Casaluccio, dai a testa dura, e sogno faceso. E ho, non che menzionai, ho cominciato a ragionare su certi segnali. E con un po' di fantasia io faccio risalire la nascita del nostro paese ai greci, poi ai romani, poi passarono gli arabi, poi passarono i bizantini, poi eravamo all'epoca che diciamo moderno, passarono gli spagnoli, prima passarono i normanni, poi gli spagnoli, poi i francesi e poi i piemontesi, che ne occuparono, non devo dire, all'Italia lo sapevo bene, che se mi piazza a gran parte che quando cominciavo il lavoro se ne pagliavo un orto, io sono nei ghiri e tanta gente del nostro paese sentivo, si portava famiglia, si faceva famiglia, generazioni, generazioni, e il nostro paese che nel 1951 andava a 3.419 abitanti, ora forse siamo 600, e forse l'ultimo che rubavo qua come residenza una sua volta fuori, ok, a gennaio ho portato la residenza a casa. Allora, come poter giustificare questa nobiltà dell'origine del nostro paese? Ci sono tanti segni. Il dottore Crea sa bene, Fabio sa bene, io sa più bene, mio frate, lo sapevo un poco tutti. Però di scritto non c'è niente. Noi sapevo, e vi posso dire, per andare a spiccioli, 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 pochi sanno due paesi che è una stanza onde dormo, a torre, da casa di Massaro Lianza, sopra due tombe romane. Due tombe romane. Perché mi piace quando feci prima due stanze da torre, da io un ortorante, e mentre feci prima due stanze, poi feci la sua casa, scavando le fondazioni, cioè i tombe romani. Dice, ma erano romani? Sì, perché noi, poi, con fatto di studiare cose, sappiamo che i tombe romani erano coperti da una balata unica, cioè da una lastra unica di pietra piatta. Che i greci invece ne avevano due o tre lastri. E dice, ma è vero? Sì. Perché ad esempio dissero che Mascio Peppino per la canoa trovavo tesoro. Non trovavo tesoro, mio padre. Cioè due monete. E poi a mezzo all'ossa che c'erano, qualche borchia, qualche fibbia, i corazzi dell'esercito romano. Quindi qua passare i romani. Sì. Tutto noi sappiamo che qua, una volta c'era la facciata era sopra Pampogna. Pampogna, che significa Pampogna. Sappiamo la storia di Roma antica, Roma antica, a parte che fu fondata dopo del Reggio Calabria, è diventata una repubblica, è diventata anche la Repubblica di Roma. Cioè si in contatto prima con Pirro, che veniva dell'Epiro, poi
da si incontrasto con Annibale che veniva da Cartagine. Cara, la stagione erano tutti annibalisti, cioè erano tutti a favore di Annibale. I romani da conquistare. E dottore Sbizzica, dottore Aquilino, noi che abbiamo fatto in qualche modo il latino, dottore Gianni Crea e cose, sappiamo che c'era il detto romano, correggetemi se sbaglio, Cartago velenda est, cioè Cartagine deve essere distrutta. E i romani partivano. Quando partiva l'esercito romano, magari erano 10, 12 legioni, circa 80-100.000 soldati, erano seguiti da almeno altre 100.000 persone, contadini, zappatori, falegnami, manescalchi, che faceva gli scudi, che faceva le frecce, che faceva un popolo intero. Ma vanno a Cartagine, che in Tunisia aveva più breve, e lo sappiamo ora che venivano in senso inverso, era attraversare la Sicilia e poi dalla parte occidentale, sud-occidentale della Sicilia, la Tunisia è a poco più di 120 km. I romani si imbarcavano da capo d'armi, Leucopetra, però per 200.000 persone ci voleva roba da mangiare, c'erano i contadini e c'era una località difesa che era la sede del vettovagliamento romano. È una mia fantasia, e c'è qualche accenno di qualche storico, accenni che dà conferma alle mie credenze, chiamiamolo credenze. Bagalati a 6 km circa dall'Asia Vallata, ha la stessa caratteristica di fossato di San Carlo II Fuori, cioè non sono visibili dal mare, sono riparate eccetera. Bagalati deriva dal latino baccalarium, non è la parola scostumata, baccalarium, che significa vettovaglia, cioè rifornimenti, robe mangiari. E me defendono la sede del vettovagliamento, delle vettovaglie romane, c'erano dei presidi militari, uno a San Carlo, uno a Pallica e uno a Fossato. Magari la centuria romana che era a Fossato era comandata da Pomponio, da cui discende il nome di Pomponia. Onde Pomponio, dinno pure onde Pomponio, ma la parola che noi diciamo è onde Pomponia. E Roma e Romani. Torno un po' a retro. Per quanto riguarda i greci quando hanno occupato l'Italia meridionale e fece una Magna Grecia, non dire che si mangia, la Grecia grande, perché era un territorio quasi il doppio del territorio della Grecia moderna. Passare qua, hanno fondato Pentidattolo prima di fondare Reggio Calabria. La mia fantasia dice, essere tempi, diciamo circa 2700-2800 anni fa, e se non so fiumare roca fuori era un fiume navigabile, è probabile. E chi barchi? I greci ne avevano bisogno di legno di alberi, di alto fusto, di albero dell'Aspromonte. C'erano chi barchi? Uscetti i Pentadattolo, uscetti Montobedo, Udeda, Ragnaramonte, e ruavano a Pruppo. A Pruppo, ora abbiamo chi macchine, ma una volta da Nuora si ruava i cani di Empris, i cani di Empris, ora una volta c'erano i castagnani, ma prima di castagnare che c'era? Usava che tipo di albero che ci fornivano legnami e greci. Quindi passare i greci. Poi un'altra cosa, dei fatti che contavano i nostri nonni, che parlavano di quattro basiliche, fossato. A basilica si voleva che una cresia grande, ma non era una cresia basilica, una cresia grande, era una specie di cappella, una piccola cappella votiva che veniva eretta
tra gli eremiti di origine bizantina che fuggirono la Turchia perché erano stati perseguitati dall'impero romano di Oriente, siccome erano di culto cattolico come il nostro, si rifugiarono da tutta l'età meridionale e Purucca fu stato. A Fossato c'erano tre basiliche, lo sappiamo tutti, ho sentito dire, a Cresia e Santo Luca. A Mattano Longo c'era a Cresia. C'era anche, si dice, una necropoli greca e poi romana. I nostri nonni, purtroppo, non potevano andare a scuola, non sapevano i valori che devono dipese da. E fece un'armaceria con le pesce. O Pantano Longo, si chiamava Pantano Longo perché era un pantano di acqua, e si fece un'armaceria e si fece nei giardini. C'era un mio antenato Calabrona. E chi stesse lo segno? Un evangelista, Santo Luca, San Luca evangelista. Salita San Marco, appena finisce la via Giandoni, perché si chiama Salita San Marco? Perché si conta, infatti, una volta, che nell'ultima traversa da sopra c'era una sacresia. La sacresia San Luca. Quando avevamo l'ex monastero che restarono quattro pesi da sopra, Oceani di San Giovanni, San Giovanni anche lui evangelista, e manca l'ultimo, Matteo. A me fantasia venne, me penso, perché avevo sentito contare di vecchi ori Matteo, cioè a Fossatero, dove ad un ero che c'è, da dove stava Maromico Fesolo che nasce da sopra la terra grande, da dino che c'era una cresia dedicata a San Matteo. Matteo è uno storpiamento di un uomo, Matteo, dei miei quattro evangelisti. E poi abbiamo una cosa di cui parliamo, ma sappiamo poco delle origini. Santa Stasia. Non era un evangelista Santa Stasia, era un santo, Santo Anastasio, che veniva dalla Persia, sempre scappato per le persecuzioni. E si trova a toccare la roba un renario quasi, no? A Santa Stasia. I figlioli di Cimora sono tutti giovanotti, negli anni verso 2008, noi come associazione facevamo un progetto, allora le scuole, i direttori, i professori, i maestri collaboravano con noi, ora facevamo un progetto a onde parlammo di Santa Stasia, dei grotti, dei prastarà, abbiamo fatto un libro Fossato e dintorni. Ho fatto un affresco di Santa Stasia. Qua c'è l'ingegnere Macheda, e poi con tua moglie parla a casa. Tu ti ricordi quando mi chiamavo uno studente dell'università di Cassino? E contattavo, perché fortunatamente ho usito Fossato Ionico, le mimmo quelle che no, o i fossatesi nel mondo, aveva pubblicato le fotografie dell'affresco di Santa Stasia. Questo doveva fare la tesi sugli antichi affreschi bizantini. E vedo un osso. Dice, bello, da contattavo. Dice, potevamo venire, mo studiamo, sai, a fare la tesi. Vennero, girarono tutta la Calabria e poi, quando arrivarono a Locri, mi chiamarono al telefono. Scusate, è un discorso concatenato con Asso. Mi chiamarono, dice, siamo a Locri. Va bene, viene la strada statale 106, quando arrivi dopo Melito una galleria, forse era l'unica galleria la statale 106 girerante sul cimitero di Melito, da Melito vecchio, 5 km dopo vi un bivio Montebello Fossato. È arrivato studente universitario Lorenzo Bandini e sua mamma, che insegnava storia dell'arte bizantina all'università di Cassino. Sì.
armato di fotografie e di macchine fotografiche ultramoderne, del raggi laser e cose, cominciava alla conclusione le disse: siete fortunati, perché di tutti gli affreschi bizantini che abbiamo visto nell'Italia meridionale, questo qua è un meglio conservato, anche se la testa di un santo da una parte, dall'altra si vede una con la barba, i capelli lunghi, dall'altro lato si vede sempre un santo, però questo un po' calvo. Eppure se le misure sono di 43 centimetri per 39, avete uno dei migliori affreschi bizantini di tutta l'Italia meridionale. E fu stato a Tusano? Lo sanno. Perché non ci interessa, scusate, il sogno fu stato dato pure io. Non ci interessa. Poi proseguiamo la storia del fossato e arriviamo a circa 250 anni fa, quando cominciarono, mi si scrivono i fatti, mi si scrive la storia del nostro paese. Trovarono la corte aragonese di Napoli, poi diventare i Borbone e tutte cose. Ed è una passeggiata con tanti fatti raccontati, quindi con tanta fantasia mia, e parlano di fossato nel 1700, nel 1742 è stato fatto il primo censimento da parte della corte napoletana qui in zona, e il libro del parente cugino avvocato Mimmo Scalapari ne ha descritto nei minimi particolari un po' tutta la situazione del comune, del feudo di Montebellione. Mio cugino, con tanto rispetto e tante cose, io e mio frate Ciccio, leggendo certe cose, interessare i capiti. Non è questione di campanilismo, professoressa Evoli, non è campanilismo questo, è il sogno fossatoto, è a dire fossato, è fossato. Descriveva gli abitanti di Fossato a nucleo familiare, e al massimo qui a Fossato c'erano 80, il nucleo, la famiglia era chiamata Fuoco, un fuoco, 80 famiglie più o meno, che significa moltiplicato 4 diciamo di media, a Fossato andava via sì e no 300 persone, non è vero. Perché nello stesso libro a un certo punto lui scrive che la gran parte dei residenti a Fossato non si denunciava per non pagare le tasse. Poi abbiamo la storia non di questa chiesa, della chiesa che era dedicata a Santa Filomena, che era stata eletta parrocchia nel 1728. Noi siamo davanti alla Grecia. Non avevo niente contro i preti, per carità, manco contro la Grecia. Siamo cattolici credenti a modo nostro, perché nel corso degli anni ci siamo fatti una nostra storia particolare. La Grecia era dedicata a Santa Filomena e si trovava a Felandro, parrocchia nel 1728. Noi sappiamo che il potere della Chiesa è un potere politico, come un potere elettivo di voti e tutto. E una parrocchia, se non davia come minimo 700-800 fedeli, la facevano. Poi nel 1772, dai baroni Piromanno, che erano arrivati qui a Fossato nel 1757, la chiesa è stata eretta qui e dedicata alla Madonna del Buon Consiglio. E ne potevamo vantare, che Cresi, parrocchia dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, in tutta Italia ce ne stanno 4. Chi si è fossato? Chi è del Ravagnese? A Genazzano, nel Lazio, e poi a Capracotta, provincia di Sette, da dove discendevano i baroni che sono stati qui dal 1757 al 1913. Andiamo più avanti.
aveva quell'amico, il condottiero, l'eroe dei due mondi, Garibaldi, e ci sottomette. Io la vedo così ora. Sopra i libri di scuola invece era il liberatore dell'Italia. Ma a storia noi sappiamo che si scrive a convenienza. Allora, andando in quel periodo circa 200 anni fa, Fossato è famoso per l'oggio, Piluvari. Ma una volta Fossato, per Luari andava poco. 250, 300 anni fa, i Luari più vecchi Fossato sono levito e a scarpazzo. Un popolo di Fossatoti che si è sempre da fare ed emigravo sempre, all'inizio del 1800 partivano in casa intere famiglie e sentivano da cane giorno da Aurum a Coglini Livi, tutti i famigli, e tornavano a marzo. Un Fossatoto, bene o male, si mentiva un sacco, andava a sparare e si portava i toppareti, perché una volta i luari si chiantavano, si facevano i luari di toppareti. E da allora in poi Fossato è diventato un paese agricolo, ha, come si dice, un'estensione della coltura dell'olivo. Prima a Fossato c'erano gelsi e vigne, gelseti facevano la sita a Fossato. A Felanda, perché si chiama Felanda? Che poi noi nell'epoca moderna chiamavamo Vaticano, per altri motivi politici, e che a Monticello c'era il Cremlino, per altri motivi politici, scherzosi, ridicoli, che fanno parte della storia di Fossato. Si chiamava Falanda perché coltivavano il baco da seta. Il baco da seta si nutriva solamente di foglie del gelso, gelso bianco. Si può dire che ogni famiglia andava un funicello, cioè se cresceva. Vi sembra strano, aveva bisogno di caldo, e tante nostre bisnonne o trisnonne, sapete a dove tenivano un vermo? In mezzo al seno, per tenerlo sempre al caldo. L'evoluzione del baco da seta, che prima è vermo, poi diventa farfalla e tutte cose, nella sua evoluzione della vita si attorciglia attorno alla sua stessa bava, che è un filo di seta. Mangiava e dormiva, mangiava e dormiva, e ingrassava e faceva il giustito. Poi un bozzolo, una volta che un vermo diventava farfalla, e a farfalla volavo, restava una specie di gomitolo e sto filo di sita. Ugalavano dall'acqua bugiuta, pigliavano un capo, usfelavano e ugoglivano a gomitoli. Bene, a sita che si faceva Fossato, da fonti storiche, io so che il professor Amato, che è un mio amico ed è uno storico a Reggio, andava in Inghilterra e in Francia. Fossato era conosciuto. Un tentativo della reintroduzione della coltivazione del baco da seta è stato tentato durante l'era fascista, però non è andata avanti. Roma Garibaldi è sottomettivo, tutte cose. Un poco prima di Garibaldi, quando sono arrivati i francesi qui alla fine del 1700, inizio 1800, il territorio del comune di Montebello Ionico, con la J, non con la I, con la J, era diviso in tre frazioni grosse che erano chiamate università: Montebello, Fossato e Lamia. Lamia, non devi mai grotta da Lamia, però sotto la Lamia c'era Giunca. Giunca faceva, come fa parte ora, una parte di Giunca, e nel comune di Montebello. L'editto di Giuseppe Napoleone, fratello di Napoleone Bonaparte, istituisce i comuni. Qui lo devo dire con tanta, ma diciamo così, con tanto orgoglio, siamo entrati
un contrasto con il professore Sclapari, con gli amici montebellesi, perché noi abbiamo sempre contestato Montebello. Oh, siamo fustatoti, è molto bello, molto bello. Quattro Rocchi, senza offesa. Quando trovavo su Giuseppe Bonaparte, il territorio, il feudo, l'ex feudo, ancora feudo che c'era il barone Piromanno, si chiamò Fossato di Calabria Ultra prima. Notizie del comune di Montebello, che ne abbiano detto i montebellesi, e chiedo scusa se gli fosse dato, che Montebello è stato eletto comune nel 1811 e quando c'era l'amministrazione precedente ci hanno invitato a noi dell'associazione ad andare a mettere quella stella lì nella sala consiliare, se non fosse per questa persona che è alla mia destra, non dico finiva a botte, ma quasi. Tanto con un sindaco da allora, nel busto se ne abbrigava sia Zau e Sendivo. Siamo fustatori. Passavo Garibaldi qua, forse no, pochissimi sanno che dal 1860 al 1864 il comune era Melito Portosalvo. Possato era un sottocomune, non era comune. Fino a quando nel 1864 Vittorio Emanuele II, con una legge del regno, riporta il comune a Fossato e si chiamò Fossato Calabro, fino a quella maledetta sera del 15 dicembre del 1889, quando il consiglio comunale di Fossato Calabro, sindaco Fossatoto, chiede con una delibera del Consiglio Comunale al re di cambiare la denominazione del comune da Fossato Calabro in Montebello Ionico. C'è l'ingegnere, nelle sue ricerche è riuscito ad avere una copia della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia datata mi pare 15 aprile 1890, e da quel momento in poi il comune si chiamò Montebello Ionico. Io chiedo perdono agli amici di Montebello, sogno fosse tolto. Siamo alla fine del libro. L'emigrazione, la grande emigrazione di fine 800, inizio 900 verso gli Stati Uniti in modo particolare, e il Sud America, la prima guerra mondiale. Noi sappiamo i sacrifici che hanno fatto e i morti che ci sono stati a Fossato, anche a Montebello, anche a Saline, per carità, ma essendo Fossato il paese più grosso e più popolato, ha avuto molti morti di più rispetto alle altre frazioni. Il periodo fascista, strano a dirsi, noi sappiamo che cos'è stato il fascismo. Fossato ha avuto una sua evoluzione, un suo benessere economico nel ventennio fascista, e questo lo possiamo vedere statisticamente dal numero dei matrimoni e delle nascite in quel periodo. Il ragioniere lo sa benissimo, perché lui ragiona, pure noi cercavamo di ragionare. 1920, in questa valle sono nati 112 bambini in un anno, sarebbe a dire un figliolo ogni tre giorni, diceva Fossato. E la stessa cosa si è ripetuta nel 1946, quando tutti i soldati tornavano dalla guerra, tornavano morti di fame, tutte cose, i mugliere, non c'erano le televisioni, allora. Bene, la seconda guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale, di nuovo l'emigrazione, e questa volta verso il nord Italia, Milano, Torino, Toscana, Svizzera, Francia. I fustatori furono tutti qua. E con l'inizio degli anni 50
c'è stata la cosiddetta, io la, mi piace definirla, la rivoluzione culturale. Noi la facciamo prima di Mao, Mao la fece nel 1966-67, che fu stato ci fu nel 1950, perché i soldi che rubavano da Milano, da Torino, da Francia e da Svizzera, da mandare a scuola, prima a scuola, erano solo i figli dei ignori, i papà. Bene, poi mi sono dilettato a fare un elenco, grazie all'aiuto di mio fratello, grazie all'aiuto del dottor Aquilino, le ingiurie, i soprannomi di Fossatotti. Eravamo a 593 ingiurie, facciamo una famiglia, da una famiglia c'erano 5-6 persone, 5 per 6 fa 30, 3.400 abitanti, di Fossato nel 1951. Mio frate fece pure una ricerca per i cognomi fossatesi. Nell'arco di 100 anni a Fossato si sono alternati 323 cognomi diversi. Il cognome predominante a Fossato è Tripodi, con il circa 30% della popolazione di 70 anni fa e anche odierna. I Tripodi, i Scaramuzzini, i Cannizzaro, chi erano i famigli più numerosi? I Morabito. Però l'origine di questo cognome non erano solo i Fossato. I Fossatoti erano da Chiana e ruavano qua, i Tripodi da Chiana si maratavano con le donne di Fossato. Come tanti Fossatoti si maratavano da Chiana, quindi c'è stato un continuo alternarsi di spostamenti di cognome da e per Fossato. Mi sono anche, cioè, ho provato a ricordare le scolaresche di una volta. Ho fatto in un capitolo un curioso censimento, quando io avevo 10 anni, quanti erano i putici a Fossato, quanto barre c'erano, quanto barbere c'erano, quanto sarti maschili e femminili c'erano a Fossato, quanto vespi c'erano a Fossato. Quanto 500, 600 ce n'ha Fossato, un tipo di 600, a multipla, familiari, tutte cose. E i falegnamerì, a Fossato c'erano 4-5 falegnamerì, c'erano due forgiari, si giungeva un terzo forgiaro pure, se non potevamo definire tale, perché compare Paolo Calenda ferrava i cecchi, lo sapevamo che andava il, come si chiama, il noleggio di cecchi, che cattava e vendeva cecchi da bacio. Un'altra cosa ancora, i personaggi di Fossato. Mi chiedo come posso ricordare io, quello che sempre nel modo più buono, più genuino, hanno fatto la storia di Fossato. Dalla persona più acculturata, dalla persona laureata già a quei tempi fino ai giorni nostri, compreso le persone più semplici. Alla fine di questo libro ci sono alcuni aneddoti su fatti accaduti qui a Fossato che hanno contato come cose, come fatti. Io vi voglio contare uno solo, così, quattro parole. Qui c'è una paginetta che mi aveva dato anni e anni fa il dottor Aquilino, che parlava di Mauro Grelio. Dottor Aquilino, vi ricordate due pezzi di carta che mi ha dato dove c'era scritto chi c'è che ballano? Tu l'hai trascritta e l'hai passata a me. Va bene, e dai. Va bene, ed è un secondo libro. Ora Mimmo dice ma va a correggere, però è un sogno soggetto a errori. Allora, quattro precisazioni fondamentali che al presidente per amor patrio sono sfuggite, sicuramente in buona fede. Allora, la prima precisazione è che abbiamo traccia dei greci
perché sono stati rinvenuti manufatti dell'antica Grecia, tra cui una core col peplo. I greci non erano adusi alle necropoli perché erano adusi invece alla pira e alla cremazione del cadavere, però questo non toglie nulla, questo non toglie nulla sul fatto che sul territorio ci sia stata la presenza greca. Seconda cosa più importante, non è vero che il paese, questo per amore di ideologia verso la Repubblica, che il paese ha raggiunto la sua massima espressione sotto il fascismo. È stata raggiunta la massima espansione demografica sotto il fascismo, non per meriti del fascismo che l'associazione aborrisce in tutto e per tutto, ma per via di un proletariato ricco solo di figli e per lo snodo agricolo e per la ricchezza culturale che il territorio aveva ed ha sempre avuto. Terza cosa, giusto per chiudere, è che comunque va detto grazie all'associazione, a Mimmo, che in tanti anni ha raccolto notizie, abbiamo fatto supposizioni su quello che poteva essere la simil storia di Fossato, perché noi come associazione ci siamo trovati di fronte a pagine della storia che abbiamo dovuto letteralmente riscrivere e che non erano così come ci aveva tramandati la storia ufficiale. Siamo dovuti risalire non solo alle vicende del comune per il quale esiste presso i palazzi e presso le istituzioni del comune una targa commemorativa che è un falso storico praticamente, su cui Mimmo vi aveva detto eravamo entrati in polemica, cui la verità, noi non siamo depositari del vero, ma buona parte di quella verità era la nostra così da documenti ufficiali. E su quella verità avevamo collaborato tre persone, anzi quattro, lui, io, il dottore Aquilino e l'ingegnere Macheda. Detto ciò, noi non abbiamo finito ancora di riscrivere tutto quello che c'era su Fossato, perché ci manca il momento fondativo partendo dallo Ius Populandi, dove si potevano rintracciare più flussi etnici sul territorio. Ci manca il momento fondativo dello Ius Populandi fino a finire a vicende dell'ultimo periodo della Prima Repubblica, pure abbastanza torbide, su cui non è il caso qui di soffermarci. Detto questo, ringraziamo Mimmo e scusate la breve parentesi, perché sul fascismo non c'è mai da abbassare la guardia. Oltretutto, giusto per fare una piccola parentesi politica, molti anni fa c'era un ideologo, l'ideologo della Lega Lombarda, il professore Gianfranco Miglio, che sulle pagine del giornale diceva di non voler ridurre il Sud al modello europeo perché sarebbe stata un'assurdità e che alcuni comportamenti autoritari, autorevoli del Sud, che affondano le loro radici nella criminalità, andrebbero addirittura costituzionalizzati e che esiste un clientelismo buono. Ora, l'associazione conta come filone ideologico quasi buona parte dei membri come meridionalisti. Io qui voglio dire sinceramente come non può esistere un meridionalismo imposto dall'alto. Noi non crediamo profeti nel nostro territorio. Il meridionalismo non ha nemmeno necessità di farsi contenuto politico. Il meridionalismo è o non è. Spetta solo ai meridionali, quelli più sinceri ed onesti, in ogni campo della vita sociale, di autodeterminarsi come tutti i popoli, e questo lo si può fare solamente se ognuno di noi, anche con un atto di grosso coraggio, può riprendersi in mano le situazioni politiche e la democrazia in cui ci ha trascinato il 1861 come guerra di annessione. Questo è, non abbiamo bisogno, e lo dico specialmente perché adesso c'è il governo della Lega Nord, perdonatemi la parentesi politica, lo dico personalmente senza coinvolgere l'associazione, non abbiamo bisogno di gente che crei macro regioni ad uso e consumo di certe lobby che sfruttano solamente il territorio meridionale. Ricordiamo che questa gente già parecchi anni fa era nelle manifestazioni di piazza a propagandare cori contro i napoletani. Io questo lo dico, lo rivendico con orgoglio, il meridionalismo è e apparterrà sempre alle associazioni, alle società, delle persone più sincere ed oneste, anche cattoliche. Grazie. E allora, in gioco di una volta mi sono inventato storico, sono diventato anche romanziere. Bravo.
E allora? Allora, io con il sito, questo network che andavo guardando, dai un giro di amici, senza esagerare. Sì. E allora, in poche parole, qualcuno dal di là dell'Oceano Atlantico mi ha contattato negli anni passati cercandomi di sapere notizie di un suo nonno originario di Fossato. Per un fatto sentito raccontare da bambino, so che quando sono successe queste cose nel 1904 era uno scandalo. Cioè, in poche parole, da qui da Fossato scappò un uomo sposato con figli, con una signora sposata e senza figli. Se ne andò in Argentina. In Argentina ha fatto la sua vita di prima di contadino, poi di agricoltore, poi di imprenditore agricolo. È nato qui a Fossato nel 1876 e è morto a Dolores in Argentina nel 1957. È una storia vera che io ho scritto così, sollecitato da questa persona, tra parentesi, lei doveva essere qui, doveva arrivare il giorno 6 dall'Argentina, purtroppo è stata operata alla mandibola, verrà a ottobre, perché è la storia dei suoi nonni. E questa signora, grazie all'impegno di Mimmo, che forse per il fatto di essere presidente di un'associazione ha avuto sempre le porte aperte a fare ricerche nei vari archivi, nei vari comuni, eccetera, eccetera, grazie al mio impegno è diventata cittadina italiana. Allora, concludiamo e diamo la parola. Se qualcuno volesse comprare i libri, me li chiedete. Punto. Grazie. Un'altra cosa. L'associazione in questo ultimo anno è impegnata in un progetto finanziato dalla Regione Calabria. È il nostro sogno, sviluppo del territorio, fare conoscere il nostro territorio, e tra le tante cose ci sono escursioni. Domani facciamo l'ultima, che da Montebello andiamo fino a Santa Elena, che è denominata il percorso del Bizantino, alle 8:30. Santa Stasi. Allora Raikumara ci andiamo fino a Santa Stasi, va bene. Domani mattina appuntamento alle 8:30 davanti alla chiesa a Montebello. Fa parte del progetto anche la, diciamo, Upaninu a ristorazione, u catering, come si chiamava, ora fa parte del progetto. Asciabucca, bravo, Asciabucca. Grazie, io ho finito. Scusate, mi è sfuggita la cosa più bella che poteva esserci tra me e mio fratello. Il libro, il romanzo, me l'ha corretto mio fratello, perché io scrivo tutto iettato da, mo correggivo, mio fratello. Grazie.